e sono 19 i risultati utili consecutivi, ma la quindicesima vittoria stagionale ha un sapore davvero speciale per il Teramo, perché proprio in casa dei toscani nella gara di andata c'era stata l'ultima sconfitta del Diavolo in questa stagione. Al Bonolis invece non c'è stata quasi partita, con Tonti e compagni davvero di un'altra categoria. La prima emozione arriva al 13esimo, quando Perrotta di testa salta più in alto di tutti, mancando di poco il bersaglio, che invece coglie in pieno al 18esimo la Padula, che si guadagna una punizione dai 20 metri dopo un atterramento di Pacciardi, mettendo poi alle spalle di Ricci al termine di una leggera deviazione della barriera. Per l'attaccante biancorosso si tratta della 14esima marcatura stagionale. La sconfitta subita all'andata scotta e non poco, e così il Teramo continua a premere senza soluzione di continuità, così come avviene al 22esimo, quando Donnarumma controlla la sfera e si gira concludendo fuori. Solo Teramo, visto che al 28esimo la Padula innesca sulla destra Masullo, che con un tiro cross per poco non trova all'appuntamento con la sfera Donnarumma, che arriva però con un attimo di ritardo. L'attaccante biancorosso si rivede al 43esimo, quando in area conclude debolmente dopo un sospetto contatto con un difensore avversario. L'ultima emozione arriva al 44esimo con Donnarumma, tiro parato, e poi con Masullo che conclude alto, e con i tifosi che gridano al gol del raddoppio, che però non arriva. La ripresa si apre al 6esimo con Donnarumma, che manca l'ennesima occasione sempre davanti a Matteo Ricci. Il raddoppio però nell'aria, e arriva all'11esimo grazie a Speranza, che al volo fa 2-0, chiudendo di fatto la partita con largo anticipo. Solo Teramo nel secondo tempo, con la Padula anticipato in area prima dell'unico brivido che arriva dalle parti di Tonti. Al 16esimo il finale parla ancora a teramano, con il 3-0 mancato da Masullo, che colpisce clamorosamente il palo, e poi l'occasione di Scipioni, che di testa incornallato. L'ultimo assalto è ancora targato Teramo, ma Ricci dice no prima a Cenciarelli e poi a Donnarumma. Ma ora c'è poco tempo per festeggiare, visto che mercoledì si tornerà già in campo per affrontare la trasferta di Piacenza. La corsa dell'11 del presidente Campitelli continua.